Buon pomeriggio amici sportivi, siamo in collegamento dallo stadio comunale di San Nicandro per seguire la 14ª giornata del campionato di prima categoria. Girone A, il Real San Nicandro ospita il Borgorosso Molfetta, scontro nei piani alti della classifica, 26 punti per il Borgorosso, quarta posizione in classifica, 21 punti per il Real San Nicandro con la sesta posizione in classifica. Sarà sicuramente una partita da vivere, una partita ricca di emozioni. Andiamo a vedere subito le due formazioni con il Borgorosso che schiera tra i pali con il numero 1 Castagno, 2 Colasanto, 3 Petrone, 4 D'Ambrosio, 5 Tesoro, 6 Grilli, 7 Rutigliani, 8 De Ceglia, 9 Paparella, 10 Cubai, 11 Campanale. A disposizione di mister Leonino con il numero 12 La Fortezza, 13 Lopez, 14 Murolo, 15 De Palma, 16 Monopoli, 17 Guadagno, 18 Di Giovinazzo, 19 Piccinni. I padroni di casa schierano tra i pali il solito Carulli con il numero 1, 2 Ferri, 3 Terlizzi, 4 Tarantino, 5 Petruzzelli, 6 Monte, 7 Paparella, 8 Busco, il capitano del San Nicandro, 9 Cascione, 10 Rizzi, 11 Patruno. A disposizione di mister Birardi con il numero 12 Scalera, 13 Campanella, 14 Valla, 15 Franco, 16 Abbondanza, 17 Silecchia, 18 Gesuito con il numero 19 Alidoro. San Nicandro reduce da 5 vittorie consecutive, non vuole fermarsi, vuole continuare a far bene per chiudere l'anno in bellezza. Questa è l'ultima gara del 2018 prima della sosta natalizia, poi si rientrerà in campo il 6 gennaio. Stop invece per il Borgorosso fuori casa contro lo Stornarella, partita persa per una rete a zero. Allora mister Leonino ha caricato i suoi per riprendere a macinare punti davanti un trio di grande spessore per la squadra ospite che adesso va a battere il calcio d'inizio. Attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi, maglia arancio completo nero. Dall'altra parte il Real San Nicandro, maglia blu, pantaloncino bianco. Dicevamo un trio davanti di grande spessore come Paparella, Cubai e Campanale. Cascione, palla dentro per Rizzi, esce Castagno che va a bloccare, va a mettere subito ordine. ...4-4-2 per mister Birardi con la linea difensiva composta da Ferri, Monte, Petruzzelli e Terlizzi. Stanno facendo molto bene in queste ultime gare. Campo non in perfette condizioni, palla per Paparella sull'auto di destra, si accentra poi dentro a cercare Rizzi, la palla un po' corta, ci arriva comunque Rizzi. Tarantino allora gira dall'altra parte per Cascione, posizione regolare per Cascione che non riesce però a tenere la sfera in campo. Rimessa laterale a favore Borgorosso, di testa Tarantino, palla per Rizzi che prova a servire Cascione, interviene D'Ambrosio, poi ancora Rizzi, palla per Patruno, l'anticipo, c'è l'ultimo tocco di D'Ambrosio, la rimessa laterale a favore del San Nicandro. Con le mani Terlizzi, palla per Rizzi che passa in area di rigore. Rizzi, ancora le finte di Rizzi. Ubriacanti, messo giù. Il direttore di gara aveva avvicinato il fischietto alla bocca, poi ha lasciato proseguire. Ci sarà rimessa dal fondo. Primo brivido dell'incontro con il solito Rizzi che ha cercato di ubriacare. Il terzino destro del Borgorosso la mette giù, Busco che prova ad andare via, ancora Busco, porta palla, riesce a servire Rizzi, attaccato, raddoppiato, poi mette fuori il Borgorosso. Petruzzelli dall'altra parte, può mettere giù Paparella, lo fa bene, poi chiude altrettanto bene il numero 6 Grilli che va subito a verticalizzare a cercare la rapidità di Campanale che in area di rigore, chiuso da Terlizzi, ancora Campanale, bravissimo Terlizzi a recuperare e subisce anche fallo, calcio di punizione a favore Real San Nicandro, ma una grande verticalizzazione di Grilli a cercare Campanale, i due esterni alti.
d'attacco velocissimi, Kubai e Campanale. Deve stare attento proprio il San Nicandro in queste situazioni. Batte Carulli, rinvio lungo di testa Patruno, ultimo tocco è del numero 16 Monopoli. Rimessa laterale a favore del San Nicandro con le mani Terlizzi, sempre a cercare Rizzi, di testa mette fuori Monopoli, allunga Rutigliani, allunga anche Paparella, Campanale, in anticipo però Petruzzelli che scivola, mette palla in fallo laterale, occhio, batte subito Campanale, palla per Rutigliani, lo scambio ancora con il numero 11 Maglia Arancio, il cross sul secondo palo a cercare Kubai che si coordina, va a calciare, grande gesto tecnico di Kubai, palla che termina non lontana dallo specchio della porta. Il rinvio lungo di Carulli, palla che passa, forse una spinta ai danni di Rizzi, arriva il fischio del direttore di gara, ci sarà calcio di punizione a favore San Nicandro, il fallo su Emanuele Rizzi. Batte Busco, palla per Monte, l'apertura per Cascione, palla un pochino arretrata, ci sarà rimessa laterale a favore Molfetto con le mani in Monopoli, buon ritmo, inizio gara. Paparella di testa, palla che termina direttamente in fallo laterale con le mani pronto Terlizzi, palla per Cascione che allunga, alle spalle non c'è nessuno, allora può intervenire, non lo fa bene Tesoro, allora Patruno interviene, prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo, allora prova a distendersi il Borgorosso, sbaglia però tutto il numero 3 Petrone, Busco mette giù, palla per Paparella, in scivolata il numero 8 De Ceglia, palla in fallo laterale ancora a favore del San Nicandro con le mani ferri, rimessa lunga, Rizzi non aggancia, esce Castagno che va a mettere ancora ordine. Rinvio lungo di Castagno nella zona di Paparella, di testa prima Busco, mette giù però De Ceglia per il Borgorosso che torna indietro da Grilli, la verticalizzazione a cercare ancora Paparella che prova a prendere posizione, scivola Paparella, recupera palla Busco che poi la perde, Kubai prova ad andare via, palla dentro, mette fuori Monte in zona centrale, allora D'Ambrosio la rimette dentro per Paparella, esce Carulli che in due tempi va a bloccare. Rinvio lungo di Carulli, palla che tocca il manto erboso di testa a Grilli, poi Paparella, Ferri allunga, riesce a servire Busco che poi prova a girare davanti, c'è ancora De Ceglia, Paparella scambia con Rutigliani, palla per Campanale che va a calciare, palla lontano dallo specchio questa volta, nessun problema per Carulli. Rimessa dal fondo affidata a Carulli, rinvio lungo di testa bene De Ceglia, Terlizzi in anticipo su Campanale, poi la pressione di Campanale mette fuori Petruzzelli, Tarantino mette giù, prova a ragionare il metodista del San Nicandro, cerca la verticalizzazione, palla deviata, poi Tarantino allunga, la palla però è uscita, allora ci sarà rimessa laterale a favore degli ospiti. Con le mani Monopoli per Campanale, Monopoli si torna indietro, D'Ambrosio cerca il cambio di gioco, regala palla a Paparella, può distendersi il San Nicandro, bruttissimo fallo di Tesoro con Paparella che stava andando via, aveva saltato secco Tesoro, arriva il calcio di punizione, cartellino giallo ai danni del numero 5 del Borgorosso. Fuori tempo l'intervento di Tesoro.
C'è Carulli che batte a centrocampo. Sei maglie blu, quasi sulla linea difensiva, sulla linea dell'area di rigore del Borgo Rosso. Altissimo adesso il San Nicandro, batte Carulli a cercare Paparella, palla che passa, arriva in qualche modo a Rizzi, dietro per Busco, calcio a Busco, poi prova la deviazione Patruno. Ci sarà rimessa dal fondo, alle spalle c'era Cascione che era pronto a deviare verso la porta, ha toccato prima Patruno, che invece non è riuscito ad inquadrare lo specchio. Allora ci sarà rimessa affidata a Castagno. Rinvio lungo di Castagno, di testa Paparella, allunga, velocissimo Kubai, più di Ferri, prende posizione Kubai, poi va via secco a Ferri, ancora Kubai in area di rigore, il cross, deviazione, poi palla che termina in calcio d'angolo con Carulli che aveva coperto bene il primo palo. Primo calcio d'angolo dell'incontro a favore della squadra ospite. Batterà lo stesso Kubai. Palla sul primo palo, mette fuori Tarantino, ben posizionato. A rimorchio arriva prima di tutti Tesoro, palla che termina però in fallo laterale, non riesce a controllare il numero 7, era Rutigliani, non Tesoro. Ci sarà rimessa laterale affidata al numero 2 Ferri. Subisce fallo Rizzi, calcio di punizione a favore San Nicandro. Richiamo verbale per mister Leonino. Calcio di punizione affidato al capitano Daniele Busco. Palla nella zona di Rizzi, di testa mette fuori bene il Molfetta, stacca Paparella, poi Terlizzi non riesce a impattare subito, poi ritorna ma è bravo Campanella a prendere posizione. Il cambio di gioco di Campanella a cercare Paparella, Ferri un po' fuori posizione, poi recupera bene, tocca in fallo laterale. L'ultimo tocco però è di Paparella, allora la rimessa sarà a favore del San Nicandro. Rimessa laterale affidata a Ferri nella zona di Paparella, di testa è bravo il numero 6 Grilli, poi Paparella, Kubai, palla ancora per Paparella, dall'altra parte Campanale, cerca l'anticipo Terlizzi, sfugge ancora Campanale, chiude Monte, ultimo tocco di Campanale, la rimessa ancora a favore del San Nicandro. Con le mani Terlizzi, mette fuori Monopoli, Kubai dentro per Campanale, mette fuori Monte, di testa D'Ambrosio, palla che scivola ancora in fallo laterale, rimessa a favore San Nicandro con le mani Terlizzi. Nella zona di Rizzi, palla che passa, va a lungo Tesoro, Paparella allunga, arriva a Campanale, Carulli però legge bene e anticipa il numero 11 del Borgo Rosso.
Vio di Carulli nella zona di Paparella che non riesce a tenerla in campo. Con le mani il numero 6 Gridley, Paparella mette giù, Rutigliani dentro per Kubai, palla che non resta in campo. Con le mani Ferri, l'anticipo di De Ceglia su Rizzi, altra rimessa a favore San Candro. Con le mani Ferri, lungo di testa ancora Grilli, poi di testa De Ceglia. Tarantino mette giù, palla per Terlizzi che adesso un po' di campo, cerca subito Cascione che però non aggancia, palla che si spegne tra i guantoni di Castagno che va subito al rilancio lungo nella zona di Kubai, di testa Ferri a vuoto, Kubai la mette giù, rientra sul destro, ancora Kubai, le finte di Kubai che va a calciare, lo fa malissimo, palla sul fondo, rimessa a favore San Candro. Rinvio di Carulli, sempre nella zona di Paparella, che ancora una volta non riesce ad agganciare. Non precisissimo il rinvio di Carulli. Allora con le mani il numero 6 Grilli, Busco, anticipo secco su Paparella. Poi prova ad uscire, palla al piede. Si esce a sinistra dove c'è Patruno, che riesce a tenere la sfera in campo. Poi prova ad andare via, lo fa anche su D'Ambrosio, che riesce però a toccare con la palla che termina in fallo laterale. Patruno subito per Rizzi, c'è un cambio però di rimessa a beneficio del Borgo Rosso. Con le mani in Monopoli, Terlizzi l'anticipo su Campanale, palla nella zona di Cascione, stacca Tesoro, stacca anche Tarantino, mette giù Paparella, non bene. Allora interviene De Ceglia in anticipo, Paparella la deve mettere giù, lo fa di testa allungando su Campanale. Interviene Terlizzi, c'è però il fallo su Paparella, calcio di punizione a favore Borgo Rosso. Batte D'Ambrosio per Grilli, prova subito a velocizzare la manovra il Borgo Rosso, il cross, Tarantino di petto, serve di fatto il numero 8 De Ceglia. Patruno anticipo su Campanale, Terlizzi, palla lunga per Cascione, scivola il numero 9 del San Candro e allora può recuperare la sfera ancora Castagno. Rinvio lungo di Castagno, Paparella la mette giù. Verticalizzazione a cercare Cascione, chiude bene ancora il difensore centrale del Borgo Rosso, ma è ancora Paparella che prova a metterla giù. Busco difende palla, subisce fallo, calcio di punizione a favore San Candro. Buon lavoro di Daniele Busco, che ha protetto molto bene palla, va subito a servire Rizzi, palla dentro a cercare Paparella, chiude Tesoro, rimessa laterale a favore Borgo Rosso. Con le mani Grilli, lungo, palla che passa, Kubai prima di Ferri, commette fallo il numero 10 del Borgo Rosso, calcio di punizione a favore del San Candro. Partita equilibrata in questi primi minuti del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, nessuna grande occasione, batte ancora Carulli, molto in posizione molto avanzata, cerca ancora Paparella di testa, Grilli mette in fallo laterale, allora può alzare il baricentro il San Candro. Con le mani Ferri, rimessa laterale affidata al numero 2 Ferri, lunga di testa mette fuori Tesoro, Ferri lascia sfilare ancora in fallo laterale,
prendere in partenza. Palla per Busco che la mette giù, si aiuta con un braccio, calcio di punizione a favore Borgorosso. Calcio di punizione affidato a Castagno che cerca sull'auto di sinistra Kubai, interviene prima Ferri, poi Petruzzelli, commette fallo su Paparella. Calcio di punizione a favore Borgorosso. Sulla sfera c'è Kubai che da lì potrebbe anche calciare, dotato di un gran destro. Tre quarti di campo, sulla sfera c'è Kubai, c'è anche D'Ambrosio. Due in barriera per Carulli che vuole veder partire la sfera. Parte Kubai direttamente in porta, tocca Cascione, lo fa con un braccio. Altro calcio di punizione, cartellino giallo per il numero 9 del San Nicandro. Adesso posizione più avanzata per questo calcio di punizione che probabilmente batterà ancora Kubai. Adesso però c'è anche Paparella vicino alla sfera. I componenti della barriera diventano 4 per Carulli. Parte Paparella, tocca la barriera. Carulli prova ad evitare il calcio d'angolo, non ci riesce. Il secondo a favore del Borgorosso. Cerca di battere subito Rutigliani. Ha letto bene Busco e allora si avvicina a Kubai. Calcio d'angolo questa volta sul secondo palo. Paparella di testa, risponde Carulli. Deve mettere in calcio d'angolo dall'altra parte Petruzzelli. Buona occasione per il Borgorosso. Batte D'Ambrosio. Esce Carulli che smanaccia, poi Rizzi allunga. Prima di tutti ci arriva Tesoro che la rimette dentro. Carulli legge e va a bloccare. Fa respirare i suoi dopo una buona pressione offensiva da parte del Borgorosso. Rinvio lungo di Carulli. Non tocca nessuno, prova a mettere giù. Lo fa bene De Ceglia però, bravo Cascione a recuperare. Mette fuori il numero 3 Petrone, Petruzzelli dall'altra parte. Busco di testa, Rizzi. Paparella, cercava ancora Rizzi, mette fuori Tesoro, Paparella prende posizione, poi ancora Busco, bravo su Rutigliani, palla dentro per Campanale, Terlizzi un po' fuori tempo, lo mette giù, non c'è fallo, allora Monte recupera palla, rinvio lungo a cercare Cascione, di testa Petrone, Rizzi mette giù, poi c'è un faccia a faccia tra Terlizzi e Kubai. Sì, ma spesso all'inizio non riescono, vanno in confusione, poi arriva una Ha interrotto il gioco il direttore di gara per un faccia a faccia tra Kubai e Terlizzi. Allora Paparella restituisce palla a Carulli, poi va a servire Monte.
il taglio di Paparella, lo vede Monte, palla un pochino corta, allora può staccare bene Tesoro. Kubai prova a tenerla in campo, non ci riesce, ci sarà rimessa laterale a favore Sani Candro. Con le mani Ferri, Cascione allunga, prova a mettere giù De Ceglia, Busco, poi Rutigliani, intervento di Ferri su Kubai, ci sarà calcio di punizione a favore Borgo Rosso. Batte Kubai dopo un richiamo verbale a mister Birardi. Calcio di punizione discutibile, salgono le torri per il Borgo Rosso, parte Kubai, mette fuori Tarantino, Rizzi aggancia, prova a far salire i suoi, buon lavoro, palla al piede di Rizzi con Rutigliani che recupera bene e riesce a guadagnare anche una rimessa laterale. Con le mani in Monopoli, di testa Terlizzi, Ferri, palla lunga dove c'è solo Grilli, verticalizzazione, chiude Monte, palla per Ferri che va ad allungare nella zona di Paparella dove c'è ancora solo Grilli, Tarantino, palla per Rizzi, dentro cercare Cascione, adesso buon lavoro di Cascione con una grandissima chiusura di Tesoro che fa ripartire subito i suoi, chiude Monte, D'Ambrosio subito dentro a cercare Campanali, di testa Monte, salta bene, poi Paparella con un braccio, calcio di punizione a favore Sani Candro. Calcio di punizione affidato al solito Carulli in quella zona di campo. Rinvio lungo di Carulli, di testa Tesoro, Cascione può mettere giù, in area di rigore Cascione, esce però da quella zona di campo e allora deve crossare, chiude bene il Borgo Rosso, Tarantino mette giù, poi dribbling efficace, il passaggio un po' meno, blocca Castagno. Rinvio lungo di Castagno, di testa Petruzzelli, meglio di Campanale, Kubai, prova ad andare via, chiude bene Monte, allora Terlizzi per Patruno, dentro a cercare Cascione, deve correre indietro la difesa del Borgo Rosso che riesce a liberare, allunga D'Ambrosio, Monte, palla che termina in fallo laterale, rimessa a favore del Borgo Rosso con le mani in Monopoli. Terlizzi di petto, Tarantino in gioco pericoloso, il numero 7 Rutigliani, non c'è fallo, ancora Monopoli, altra palla dentro, Carulli va a bloccare in due tempi. Rinvio lunghissimo di Carulli. Di testa però sempre meglio la difesa del Borgo Rosso. Paparella, adesso può distendersi il Borgo Rosso che ha invertito gli esterni. Campanale sull'auto di sinistra, palla dentro, Carulli rinvia centrale.
mette fuori Ferri, Paparella interviene, ancora Campanale, cerca un tiro cross che termina alto. Tre blu nostri, uno di loro, beh, la prende lui di testa. Cioè, bisogna metterci un po' di colpo a corpo. Rischia qualcosa il San Nicandro con una respinta centrale di Carulli. Riesce comunque a difendersi bene la squadra di mister Birardi. Il rinvio di Carulli, di testa ancora D'Ambrosio. Le prende tutto il Borgo Rosso in quella zona di campo. Terlizzi all'indietro per Carulli che va subito al rinvio. Il campo non è perfetto, dicevamo in avvio di cronaca, allora è preferibile giocare la palla di prima. Colpisce con la mano Patruno, andando a staccare di testa, calcio di punizione a favore Borgo Rosso. Batte Kubai, palla tesa sul palo lontano, a cercare Campanali che la mette giù, poi Paparella in area di rigore. Interviene Ferri in scivolata, calcio d'angolo, il terzo, il quarto a favore del Borgo Rosso. Batte Campanale, palla bassa sul primo palo, deve mettere fuori il San Nicandro, Busco come può, libera Cascione, D'Ambrosio, buon momento per il Borgo Rosso, l'apertura a sinistra per Campanale sulla linea laterale, il cross di Campanale, esce Carulli che va a bloccare. Rinvio lungo di Carulli nella zona di Cascione. Petrone con un braccio, non fischia ancora il direttore di gara. Cascione, l'anticipo secco di Tesoro, poi Tarantino. Palla per Rizzi, che può puntare, invece serve Cascione, più veloce di Petrone. Poi scivola Cascione, che non riesce a tenere la sfera in campo. Palla che termina sul fondo, rimessa a favore Borgo Rosso. Rinvio lungo di Castagno, di testa Monte, benissimo su Paparella, poi Petrone, serve l'altro Paparella, quello del San Nicandro, mette fuori D'Ambrosio cercando Campanale, Ferri lascia sfilare, allora Carulli può controllare senza problemi. Rinvio di Carulli nella zona di Paparella che interviene bene, poi Rizzi protegge, lo scarico su Busco che prova ad andare via, ancora Paparella, Rizzi adesso fraseggio ottimo del San Nicandro, palla dentro per Cascione che non riesce ad agganciare, allora Tesoro deve liberare, lo fa regalando una rimessa laterale al San Nicandro. Con le mani Ferri, la palla per Paparella, salta invece bene il capitano del Borgo Rosso, palla che termina in fallo laterale dall'altra parte, ci va sempre Domenico Ferri. Di testa il capitano Paparella. Altra rimessa laterale a favore San Nicandro. Da una parte all'altra Domenico Ferri per la rimessa laterale. Rimessa lunga nella zona di Cascione, Castagno con i pugni. Paparella prima di tutti, cerca la conclusione. Palla che termina in fallo laterale questa volta a favore del Borgo Rosso. Con le mani di Grilli, Paparella mette giù, Busco recupera palla,
poi bravo Dani. Tocca De Ceglia, altra rimessa laterale a favore del San Nicandro con le mani Ferri. Palla che stacca, salta bene ancora Petrone, Kubai, chiude Tarantino, Ferri la mette davanti per Cascione, posizione irregolare di Cascione. Ce l'aveva poi messo alle spalle di Castagno. Dai che lo fai Fede, sta mangiando un atun Fede, mo lo fai. Trentaquattresimo minuto di gioco, 0-0 il risultato parziale tra San Nicandro e Borgo Rosso, partita divertente, ancora reti inviolate, ci sarà rimessa laterale a favore del Borgo Rosso, monopoli con le mani, di testa Tarantino, altra rimessa a favore Borgo Rosso. Di testa questa volta, ancora Tarantino. Non colpisce bene Petrone, Tesoro invece mette dall'altra parte, Paparella prima di tutti, Kubai, interviene Monte, ancora Paparella, calcia forte, esterno della rete. Sembra un po' distante l'arbitro dalle occasioni, anche la rimessa laterale, sembra un po' lontano. Batte Carulli, di testa tocca De Ceglia, deve tornare indietro Grilli che mette in fallo laterale. Dai che sono stanchi, dai! Con le mani Ferri, Rizzi di testa, prova a servire Cascione, mette fuori Petrone, poi la spinta di Petruzzelli su Paparella, calcio di punizione a favore Borgo Rosso. Batte Tesoro nella zona di Campanale, interviene bene Ferri, Rizzi lungo per Cascione, ancora Tesoro interviene, poi Rutigliani, ancora Ferri lungo, Tarantino mette giù, lascia Rizzi, dribbling secco di Rizzi, palla per Patruno che prova a servire Terlizzi, palla troppo arretrata, non ce la fa a controllare Terlizzi, allora rimessa laterale, batte subito il Borgo Rosso, monopoli Tarantino per Rizzi, messo giù, calcio di punizione a favore San Nicandro. Batte Carulli, Cascione, la tocca, palla che termina alta di poco, grande occasione per il San Nicandro con Cascione che di poco spedisce alto. Rinvio lungo di Castagno. Il fallo di Paparella su Tarantino, calcio di punizione a favore dei padroni di casa. Quale giallo, devi ammonire, quale giallo, è giallo.
batte ancora Carulli. Palla lunga, prova a mettere giù Rizzi, libera il Borgorosso, non bene, Tarantino anticipa Kubai, rimessa laterale a favore Borgorosso. Con le mani Grilli. Di testa Paparella, Rizzi la tiene in campo. Palla lunga per Cascione, in anticipo Tesoro. Che mette in fallo laterale. Con le mani Ferri. Nella zona di Castagno. Che va a bloccare, va subito a rinviare. Monte è bravo a intercettare. Tarantino. Mette palla in fallo laterale, è rimasto giù Cascione. Problema alla caviglia per il numero 9 del San Nicandro. Arriva lo staff medico per Cascione, che sembra molto dolorante. Esce dal campo claudicante Cascione. Inferiorità numerica adesso il San Nicandro con il Borgorosso che restituisce palla a Carella. Quando siamo al 41esimo minuto di gioco, di testa Petrone, tocca Ferri, rimessa a favore Borgorosso. Con le mani Grilli. Paparella tocca, poi gioco pericoloso di Tarantino, batte subito Rutigliani. Ammonito Paparella per proteste. Il Borgorosso aveva già battuto, ma fischierà il direttore di gara. Ancora in 10 uomini il San Nicandro, con Cascione che però sembra pronto a rientrare. Calcio di punizione affidato a Kubai, 2 in barriera per Carulli, 3 al termine più eventuale recupero. Rientra in campo Cascione. Parte Kubai che cerca il cross al centro, esce Carulli, sicuro, va a bloccare. Rinvio di Carulli, Tarantino mette giù. Palla per Ferri che va a lungo a cercare Rizzi,
di testa meglio Petrone, tocca a Busco, mette giù Rutigliani, Kubai dentro a cercare Campanale, mette fuori Monte, Tarantino lascia sfilare, palla che passa per Rizzi che adesso può puntare la porta, palla dentro per Paparella, chiude Grilli, rimessa laterale a favore Sanicandro, con le mani Busco subito per Rizzi. Cambio di rimessa a favore del Borgo Rosso, con le mani Grilli, di testa Tarantino, di testa De Ceglia. Rutigliani allunga per Kubai, prova a chiudere Ferri, arriva il raddoppio di Petruzzelli, palla che resta in campo, sfila Kubai che va al cross corto però, interviene Ferri che va al rinvio lungo, Paparella la tiene in campo, Rutigliani di testa. L'altro Paparella, quello il capitano del Borgo Rosso, si porta sulla fascia di sinistra, palla dentro per Kubai, chiude bene Ferri. Campanale, il cross, chiude Petruzzelli, altro calcio d'angolo, il quinto a favore del Borgo Rosso. Non ha battuto neanche uno il Sanicandro. Batte Kubai, palla sul secondo palo, di testa Paparella non ci arriva, palla che si spegne dall'altra parte, rimessa dal fondo a favore Sanicandro. Un minuto di recupero oltre il 45esimo. Batte Carulli, di testa D'Ambrosio, colpisce però Tarantino, si è aiutato con un braccio D'Ambrosio, prova a chiudere davanti il Sanicandro. Batte Patruno direttamente verso la porta, palla che si abbassa, termina comunque oltre la traversa. Rinvio lungo di Castagno, a tempo scaduto, arriva infatti il duplice fischio del direttore di gara. È stato un gran bel primo tempo che si chiude sullo 0-0. Le due squadre stanno dimostrando il valore in campo. Si è riuscito a sbloccare il risultato. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Real Sanicandro e Borgo Rosso Molfetta.
Tutto pronto per il secondo tempo tra Real San Nicandro e Borgorosso Molfetta. Si rientra con il risultato fermo sullo 0-0, doppio cambio per mister Birardi, fuori Patruno, dentro Gesuito, fuori Terlizzi, dentro Alessio Franco, cambiata tutta la fascia di sinistra per il Real San Nicandro, che adesso manovra con Rizzi, mette fuori Monopoli, Tarantino la mette davanti, Cascione, c'è l'anticipo di testa di Petrone, poi Paparella, ancora Petrone, riesce a servire Rutigliani, palla che passa per Paparella, ancora Rutigliani, calcia dalla distanza, palla sul fondo, pestone ai danni di Monte che resta giù. Si rialza Monte, si riparte dalla rimessa dal fondo a favore del Real San Nicandro. È stato un primo tempo davvero bello, con due squadre che hanno giocato a testa alta, non sono riusciti a trovare la rete del gol. Vedremo se questo secondo tempo porterà qualche novità dal punto di vista del risultato. C'è un fallo di Rizzi, calcio di punizione a favore Borgorosso, batte Castagno. Rinvio lungo di testa Paparella, interviene Busco due volte, poi ancora il capitano del Borgorosso con la palla che termina in fallo laterale. Rimessa lunga di Ferri, D'Ambrosio svirgola, palla buona per Cascione che prova a mettere in movimento Gesuito, palla un po' corta, chiude Monopoli, poi Tarantino, meglio di D'Ambrosio. C'è ancora un fallo, questa volta di Tarantino. Calcio di punizione affidato a Castagno. Franco di testa Monopoli, palla che resta lì, va ancora a colpire Monopoli, serve Rutigliani che salta secco Tarantino, chiude ancora Franco che scivola però, poi Tarantino mette palla davanti, c'è un fallo, un gioco pericoloso di Rutigliani, con il piede troppo alto il numero 7 del Borgorosso, ci sarà calcio di punizione affidato a Carulli. Rinvio lungo di Carulli, mette fuori De Ceglia che subisce anche fallo da Busco, calcio di punizione Borgorosso, l'anticipo ha visto il Modugno pareggiare contro il Monfredonia Football Club, lo Sport Lucera vincere a Molfetta contro la Virtus. Sugli altri campi in contemporanea con Real San Nicandro Borgorosso c'è l'1-1 di Canosa Virtus Andria, lo Stornarella vince a Foggia, Gioventù Calcio Cerignola, la nuova Daunia Foggia 0-0, Manfredonia contro Calcio Palo 5-0. Il posticipo vedrà affrontare nel derby la United Dry contro l'Ideale Bari. Classifica che vede adesso momentaneamente davanti il Manfredonia a 39 punti, in attesa proprio della Sly che segue a 37, Stornarella 31, Canosa 29, Borgorosso 28, San Nicandro 22, Modugno e Virtus Andria 19, Virtus Molfetta 17, 16 punti per Ideale Sport Lucera, con l'Ideale che ha una partita in meno. Foggia Incerit 14, 13 punti per il Manfredonia Football Club, 9 punti Nuova Daunia, 8 Gioventù Calcio Cerignola, fanalino di coda il calcio palo a 3 punti, prova ad andare via Kubai, chiude Busco, ultimo tocco di Kubai, ci sarà la rimessa dal fondo a favore del San Nicandro.
batte Carulli, rinvio lungo, mette giù Rizzi, poi messo giù dal numero 8 De Ceglia. Tutti attorno al direttore di gara, perché probabilmente il cartellino giallo ai danni di Tesoro, che è già ammonito. Doppio giallo e rosso per Tesoro. Inferiorità numerica per il Borgo Rosso. Probabilmente qualche parola di troppo ai danni del direttore di gara sono costate caro a Tesoro. Allora, superiorità numerica per il Real San Nicandro con mister Leonino che perde un uomo della propria linea difensiva. Stava disputando una grande partita il numero 5 del Borgo Rosso, che però termina in anticipo la sua gara per un doppio giallo. Batte Gesuito. Quando siamo al settimo minuto del secondo tempo, batte Gesuito, palla morbida che passa, c'è però posizione irregolare di Daniele Busco, ci sarà calcio di punizione a favore del Borgo Rosso. Si muove qualcosa sulla panchina del Borgo Rosso. Sicuramente correrà a ripari mister Leonino. Calcio di punizione affidato a Castagno. Di testa Paparella allunga. Di testa Franco. Fallo commesso da Campanale. Calcio di punizione a favore Borgo Rosso. A terra anche Monte. Chiedo scusa, a favore del San Nicandro, il calcio di punizione. Si rialza Franco, che aveva subito un colpo alla testa. Resta invece giù Monte. Lascia momentaneamente il campo Monte, calcio di punizione affidato a Carulli. Vedremo se il San Nicandro riuscirà a sfruttare la superiorità numerica in campo. 35 minuti ancora da giocare in questa seconda frazione. Batte Carulli di testa Monopoli, anticipa Gesuito, la rimessa laterale a favore del San Nicandro. Rientra in campo Monte. Direttore di gara dà rimessa al Borgo Rosso. Monopoli mette lungo, palla in fallo laterale. Altra rimessa a favore Borgo Rosso. Adesso sembra un po' in confusione il direttore di gara, che cambia però la rimessa per la posizione non corretta da parte di Monopoli, che ha battuto la rimessa laterale in maniera rapida.
allontanato mister Leonino. Seconda espulsione per il Borgo Rosso, uno in campo e uno dalla panchina. Termina in anticipo la gara anche di mister Leonino. Una partita attesa. Borgo Rosso deve riscattare la sconfitta fuori casa contro lo Stornarella nello scontro diretto, che ha visto proprio lo Stornarella poi superare in classifica il Borgo Rosso. Nervi tesi, e lo si sta notando in questi minuti. In 5 minuti due espulsioni, una in campo per Tesoro, doppio giallo. Adesso allontanato anche mister Leonino. Rimessa laterale battuta da Franco, allunga Gesuito, D'Ambrosio, resta giù Grilli. Poi c'è un fallo fischiato a favore del Borgo Rosso, è restato giù Petrone, non Grilli. Mette fuori Ferri, mette lungo Grilli, tocca Rizzi, Tarantino, palla lunga di testa Petrone, di testa anche Monte due volte, poi palla che resta lì, allunga Tarantino, palla per Gesuito, posizione regolare, qualche difficoltà nel controllo, poi riesce a servire Rizzi che prova ad allungare, ancora Rizzi, messo giù da Petrone, calcio di punizione a favore San Nicandro. Partita adesso un po' nervosa con Petrone che allunga la sfera, che allontana la sfera. Tre in barriera per Castagno, batte Gesuito. Gesuito. Parte Gesuito, palla corta, cerca la deviazione di Busco. Arriva il calcio d'angolo a favore del Borgo Rosso che adesso è sotto pressione. Buon momento per il Salicano. Partita, dicevamo, nervosa. Borgo Rosso sta provando a metterla su questo piano. Batte Gesuito, palla per Tarantino che va a calciare verso la porta, tiro a giro che termina lontano dallo specchio della porta. Il rinvio lungo di Castagno, di testa lunga Paparella, Rutigliani, Franco di testa, meglio di Campanale, poi palla ancora buona per il capitano del Borgo Rosso, arriva Tarantino che mette in fallo laterale. Con le mani in monopoli. Anche il Molfetta. Rimessa lunga, Carulli legge, senza problemi va a bloccare. Guarda Leo,
rinvio lungo di Carulli, mette giù Gesuito, poi un braccio largo di D'Ambrosio, calcio di punizione a favore San Nicandro. Qualche parola di troppo anche tra D'Ambrosio e Gesuito. Deve essere bravo il San Nicandro. Batte subito Busco a favore di Rizzi che si gira, poi interviene bene Rutigliani, ancora Busco, prova ad andare via, numero di Busco sulla linea di fondo, il cross dove c'è Paparella che deve liberare, lo fa servendo Rutigliani, prova ad uscire palla al piede il Borgo Rosso, intervento di Tarantino, rimessa laterale a favore della squadra ospite. Buon momento per i padroni di casa che provano a sfruttare la superiorità numerica in campo con le mani monopoli, di testa Tarantino. Di testa anche Petrone, di testa Monte, mette giù Paparella. Intervento di Tarantino, fuori tempo, è già intervento di scivolata di Tarantino, cartellino giallo per lui. Arriva il primo cambio per il Molfetta, fuori D'Ambrosio, al suo posto il numero 17 Guadagno. Batte Monopoli, palla arretrata, Busco di testa libera, a rimorchio c'è Grilli, qualche difficoltà nello stop, poi riesce comunque a metterla davanti, ma direttamente in fallo laterale. Con le mani Ferri, palla lunga. Una spinta ai danni di Rizzi, altro calcio di punizione a favore di San Nicandro. Giallo per Guadagno, ancora tante proteste per il Borgo Rosso. Appena entrato il numero 17, rimedia un cartellino giallo. Pronto a battere Alessandro Gesuito, palla morbida, esce Castagno con i pugni libera, a rimorchio c'è Tarantino che non riesce a calciare subito, palla dietro per Franco, davanti per Cascione, posizione regolare, Petrone recupera bene, mette palla in fallo laterale. Rimessa con le mani, affidata a Franco per Rizzi che la mette giù, ancora Rizzi, le finte di Rizzi. Stop and go, poi messo giù. Arriva il cartellino giallo per Rizzi. Simulazione di Emanuele Rizzi, calcio di punizione a favore Borgo Rosso. Stato sgamato. Com'è meglio là? Com'è? Non lo fa più. Batte Castagno direttamente in fallo laterale. Rimessa a favore San Nicandro. Con le mani Franco. Di testa Guadagno, altra rimessa a favore dei padroni di casa. 20° minuto di gioco, 0-0 il risultato parziale. San Nicandro in superiorità numerica in campo, espulso Tesoro al 7° minuto di gioco del secondo tempo. Rinvio lungo di Castagno, di testa Paparella, lunga per Campanale, attaccato da Franco, riesce a servire Rutigliani, bravo Tarantino che legge, poi bravo.
tocca a Rutigliani la rimessa laterale a favore del San Nicandro. Con le mani Franco, Rizzi mette giù, lo scarico su Gesuito, numero di Gesuito su Guadagno che prova a rientrare, recupera bene Monopoli, poi deve liberare il Borgorosso, palla che diventa buona per Cascione che calcia, palla sul fondo, altra grande occasione per il San Nicandro con Cascione che ha calciato d'esterno, la palla ha preso una traiettoria ad uscire, avrebbe dovuto mettere l'interno Cascione. Sale l'entusiasmo al comunale di San Nicandro. Adesso i padroni di casa ci credono, vogliono i tre punti. Di testa Rutigliani, riesce a servire Paparella. Chiude Petruzzelli, rimessa laterale a favore Borgorosso. Cambio di rimessa. Sbaglia Grilli. Rimessa laterale a favore San Nicandro con le mani Ferri. Rimessa lunghissima, Grilli di testa anche Paparella. Tarantino la mette giù, c'è Campanella alle spalle che lo mette giù, calcio di punizione a favore San Nicandro. Batte subito Busco per Paparella che ha un po' di campo, cerca subito il cross, esce Castagno che in due tempi va a bloccare. Rinvio lungo di Castagno a cercare Paparella, di testa a monte. Tarantino può girarsi, la mette giù, poi qualche difetto nello stop, finisce per perdere palla, Kubai cerca Campanale, mette fuori Franco, Rizzi si gira, poi prova a mettere in movimento Gesuito, chiude bene Petrone, Guadagno la mette lunga, di testa Monte, dall'altra parte Petrone. Ferri di testa cerca Carulli, arriva Kubai, palla sul fondo. Indecisione di Ferri con Kubai rapidissimo a intercettare la traiettoria, Carulli in ritardo, palla che termina di poco fuori, brivido. Per il San Nicandro che dovrebbe prestare maggiore attenzione in queste situazioni. Batte Carulli, rinvio lungo di testa Gesuito, allunga in anticipo Petrone che mette però direttamente palla in fallo laterale. Pronto un altro cambio per il San Nicandro, fuori Cascione, dentro Sillecchia. Rientra in campo al comunale tra le mura amiche, Sillecchia, la ola per lui, amatissimo qui a San Nicandro, l'attaccante della squadra allenata da mister Birardi. Gesuito tocca Monopoli, rimessa laterale a favore del San Nicandro con le mani Franco, Rizzi di testa. L'anticipo però ancora di Petrone, la rimessa ancora a favore del San Nicandro. Calcia Busco, la deviazione, palla sul fondo, ci sarà calcio d'angolo a favore San Nicandro. La deviazione di De Ceglia, era una gran conclusione di Busco. Calcio d'angolo affidato a Paparella. Oh, l'intervento brutto, poi calcia Busco, palla di poco alta. C'è stato un intervento scomposto. A mio avviso c'era calcio di rigore. Intervento di Monopoli. Dovrebbe trattarsi
nessuno. A terra Alessio Franco, e lui ad aver subito il colpo in area di rigore. È stato un intervento davvero brutto quello di Monopoli, che è andato dritto sull'uomo. Sembra non farcela Alessio Franco, che era subentrato a Terlizzi nel secondo tempo. Ancora a terra Franco, noi ne approfittiamo per uno stacco pubblicitario. Amici di Antena Sud Eventi, siamo nel post partita di Borgo Rosso San Nicandro, 2-0 per il San Nicandro, sesta vittoria di fila. Vincenzo, miglior Natale non poteva farlo il San Nicandro, una squadra fatta ancora gol. Assolutamente sì, dopo un avvio di stagione abbastanza complicato stiamo andando bene, finalmente il lavoro che facciamo in settimana ce lo ritroviamo sul campo, quindi bisogna continuare a lavorare e pensare partita per partita. Un San Nicandro che ha archiviata la salvezza, mancano pochi punti per la salvezza matematica, a questo punto con tutto un girone di ritorno potrà puntare a dire la sua, anche magari per altri obiettivi, sei d'accordo? Beh sì, sicuramente, diciamo che l'obiettivo principale era la salvezza, ora l'abbiamo quasi raggiunta e quindi possiamo permetterci di divertirci partita per partita. E questo è il nostro unico obiettivo, lavorare in settimana e pensare partita per partita, è l'unica cosa. Oltre il lavoro sul campo, che è importantissimo, oltre all'applicazione e alla determinazione, qual è il segreto di questo gruppo e il segreto di tutte queste vittorie? Siamo a 6 vittorie di fila. Beh, sì. Non mica uno scherzo. Sì, sicuramente è un gruppo molto solido ed è questo che ci differenzia magari da qualche altra squadra. Quando andiamo in campo tutti quanti uniti. Ed è questo, ecco, che ci dà una grossa mano. Quindi, per chiudere il discorso, si rientra alla Befana a Stornarella, anche lì.
ovviamente l'obiettivo è vincere. Ora non ha, l'unico obiettivo che abbiamo, ripeto, è divertirci, poi divertendoci i risultati arrivano, è l'unica cosa. Siamo con Giuseppe Tarantino, centrocampista del Real San Nicandro. Giuseppe, oggi la partita sulla carta era difficilissima, un Borgorosso che non aveva mai perso nelle ultime domeniche, forse domenica scorsa a Stornarella, era affamatissimo di punti, ma un San Nicandro che ha saputo domare anche questo avversario. Che giudizio dai a questa gara? La partita sembrava impossibile sulla carta, però con il gruppo, con il sacrificio, con con la forza di volontà siamo riusciti a vincere contro uno squadrone, perché il Borgorosso è una grandissima squadra, dimostrato anche oggi, giocatori sopra la media della prima categoria, con Paparella, con Lucarelli che oggi da sempre, Campanale, sono tutti dei grandi giocatori. Noi siamo riusciti con il nostro gioco, con le ripartenze, con il fraseggio, anche su un campo difficile, perché le piogge dei scorsi giorni hanno reso difficile, a vincere. 2-0 per voi, un rigore anche sbagliato da Busco, insomma. Difficile immaginare una prestazione così positiva, che invece c'è stata e si poteva anche magari migliorare il passivo. Sicuramente una vittoria meritata, non ci sono dubbi. Ci abbiamo provato dall'inizio alla fine a segnare, non siamo riusciti, poi c'è stata l'interruzione. Abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo trovato il gol, il secondo potevamo anche farne di più forse. Ci siamo fatti un bel regalo di Natale, visto il periodo natalizio. Un San Nicandro che non conosce sosta, 6 vittorie di fila. Sì. Ora una squadra che oggettivamente non si pone più limiti, può giocarsela con tutti e può vincere su tutti i campi, sia tra le mura amiche che in trasferta. Non ci possiamo più nascondere, ormai abbiamo dimostrato con la partita di oggi di aver fatto un passo in più rispetto alle vittorie, alle 5 vittorie consecutive. Abbiamo battuto una che ci è sopra in classifica, non una che c'è sotto. Quindi ora viene il bello, ora ci divertiamo. Mimmo, davvero è difficile trovare degli aggettivi appropriati per descrivere questo momento del San Nicandro. 6 vittorie di fila, squadra davvero in uno stato di salute calcistico formidabile. Borgorosso è forse la squadra più forte che abbiamo incontrato fino ad adesso, tolto Sly e Manfredonia. Abbiamo giocato, loro stavano nella partita anche dopo l'1-0. Contro squadre così forti, se non tieni la tensione altissima, non vinci. Eravamo quasi riusciti a perderla o a pareggiarla sbagliando il rigore. Però la cosa fondamentale è che siamo a 9 punti dalla salvezza. Cosa ti è piaciuto di più oggi, oltre al risultato, guardando la prestazione dei tuoi? Il gol di Nico Abbondanza, una persona seria, umile, che fa sempre panchina, è entrato e ci ha risolto la partita. Un San Nicandro che oggettivamente, come dicevi tu, deve raggiungere quanto prima la salvezza, però onestamente a noi, come anche a chi ci segue da casa, sembra una squadra veramente solidissima, che a nostro avviso può giocarsela davvero su tutti i campi, sia in casa che fuori, per cercare sempre il risultato pieno, sei d'accordo? Possiamo giocarcela con tutti, quello è sicuro, oramai ne siamo coscienti. Certo, non sempre si può vincere, veniamo da 6 vittorie consecutive, quindi abbiamo chiuso l'anno in maniera ottima e inizieremo il prossimo con lo stesso piglio, sperando di fare i 9 punti che ci servono. Infine, un bilancio generale sul 2018 del San Nicandro, anno solare. Ma l'ho detto prima ai ragazzi, prima della partita, ho detto io sono contentissimo del mio 2018 a San Nicandro, perché l'anno scorso siamo arrivati in finale dei playoff perdendola, però siamo arrivati con un manipolo di ragazzini. Quest'anno all'inizio avevamo fatto fatica, ci siamo ricompattati, sono arrivati giocatori di categoria e finalmente stiamo facendo bene, quindi bilancio positivissimo, diciamo.